Cari amici giallorossi, buongiorno, buongiorno. Allora, sto vicino all'Olimpico, sono uscito per fare delle commissioni e sto passando davanti allo stadio. Stasera, oggi è il giorno del derby di Coppa Italia, una partita che, ahinoi, al contrario di quella d'andata di campionato, qualcuno dovrà uscire sconfitto stasera, perché dovrà uscire la prossima semifinalista. Ieri sera è passata la Fiorentina soffrendo contro un Bologna ritrovato, perché il Bologna ieri ha fatto, io non l'ho vista tutta, ho visto i tempi supplementari, ho visto i calci di rigore, però ho visto gli highlights, ho visto che il Bologna comunque ha creato molto, anche la Fiorentina, e soprattutto nel finale ha avuto una bella occasione per, adesso non mi ricordo se il finale, i tempi regolamentari o supplementari, comunque hanno avuto entrambe le occasioni per chiudere la partita. Intanto siamo vicino allo stadio e insomma l'atmosfera logicamente è tranquilla, anche se già c'è la polizia. L'aria è stata divisa praticamente da Ponte Duca d'Aosta fino a River e zona Roma. Scusate, no, solo Ponte Duca d'Aosta, fino a River, quindi da River fino a zona Clodio è zona Roma, mentre Ponte Milvio da questo confine dopo il River è zona Lazio. Infatti qui su Ponte Duca d'Aosta ci sono tutte le bandiere della Roma e la polizia è già presente alla parte, a questa linea immaginaria che dividerà le due tifoserie. Piccola parentesi, come detto nel derby d'andata, spero che non ci siano incidenti, e lo dico a tutte e due le tifoserie, la mia, quella giallorossa, ma anche a quella dei cugini. Non serve assolutamente creare disordini e scontri. Godetevi la partita e speriamo che le nostre squadre, sia intanto presenza già massiccia, ragazzi, di tifosi qui a River, sono già in parecchi qui a River, e la polizia già è qui a dividere, come dicevo, questa linea immaginaria. Dicevo, mi raccomando, non fate scontri e godetevi la partita, sperando che le nostre squadre siano insomma all'altezza delle tifoserie che hanno e della passione che mettono i tifosi per la propria squadra. Quindi questa è la speranza, che sia una bella partita. Poi logicamente uno dei due dovrà recriminare sul risultato, perché ripeto, stasera dentro o fuori non ci sono alternative, non esiste pareggio. Se poi arriva a pareggio fino ai supplementari, mai rigori, qualcuno deve passare, quindi sarà importante l'approccio e tanto altro. Dicevo, comunque ritorno un attimo a Fiorentina-Bologna, dico, alla fine la Fiorentina sbaglia Posch il rigore per il Bologna, la Fiorentina invece non sbaglia con l'ultimo, che non mi ricordo come si chiama, ma giocava col Sassuolo, e passa per il terzo anno consecutivo la Viola in semifinale di Coppa Italia. Quindi la Fiorentina sta facendo un ottimo lavoro con la proprietà di Commisso, sta costruendo qualcosa di importante, sta tornando, insomma lo dimostra anche la posizione in classifica, sta tornando una bella realtà del campionato italiano. Il Bologna anche, insomma, ha zoppicato le ultime due, ha perso clamorosamente 3-0 a Udine, ma diciamo che l'Udinese è un po' palese dei grandi numeri, un po' perché l'Udinese aveva necessità proprio, necessità incredibile di punti. L'Udinese quella partita la doveva vincere per forza e alla fine l'ha vinta. Udinese che poi ha riperso, anche se insomma è di misura, in casa con la Lazio nell'ultimo turno. E tornando al derby, dicevo, spero che non ci siano incidenti, che le tifoserie siano tranquille. Io ripeto, ecco, io adesso sono a Ponte Milvio e già vedo molti ragazzi che fanno sicuramente parte delle tifoserie, già sono qui. Ragazzi, è mezzogiorno, il derby c'è fra 6 ore, quindi non fra un'eternità, intanto qui si capisce se è verde o rosso. Non fra un'eternità, comunque già sono presenti alcuni insomma supporter sia di Roma che Lazio nelle proprie zone di riferimento. Ripeto, fino a River, da Clodio a River, zona Roma,
da lì c'è una linea immaginaria che fino a Ponte Milvio fa diventare questo lato dove sto passando adesso, zona Lazio, quindi si cercherà di non far venire a contatto le tifoserie, così logicamente i tifosi della Roma che vengono da Roma Nord dovranno portarsi dall'altra parte, e si spera che insomma non passino davanti alla curva nord e facciano quello per evitare appunto contatti, no? Anche se in macchina, a motorino, eccetera. Quindi speriamo che non ci siano problemi stasera, perché veramente sarebbe un peccato, sarebbe un peccato. Godiamoci il derby, godiamoci la tensione. Io alla mia età, dico la verità, non posso avere come pensiero fisso il derby tutto il giorno. E so già però che quando tornerò a casa oggi verso le 4, 4 e mezza, prima di andare in live con voi, insomma so già che inizierà, no? un po' l'ansietta, quell'ansia terribile, quest'ansia terribile, come dice Christian De Sica. Però è tutto, secondo me è tutto da vivere con, in maniera positiva, nel senso, è il bello del calcio. Il bello del calcio è il derby, è Roma-Juve, Roma-Inter, è la finale di Conference, è la semifinale con Leverkusen. Il bello è questo, è vivere queste serate, averci st'ansia, sta preoccupazione sana, logicamente, che ci fa vivere questi eventi, insomma, ce li fa vivere, appunto, ce li fa vivere. Quindi penso che sia anche giusto così, che ci sia un po' d'ansietta. L'importante, ripeto, è che non ci sia un'ansia negativa, che non ci sia odio, perché non serve, non serve. Ognuno deve fare la propria squadra con serenità. Lo sfottò deve essere fatto in maniera intelligente, non con cattiveria, non a caldo, perché anche quello provoca poi reazioni, logicamente, da parte di chi in quel momento giustamente ha perso ed è arrabbiato. Quindi serve anche un po' di comprensione e di intelligenza. Lo sfottò per farlo bene, è roba da persone intelligenti, secondo me. E quindi stasera che partita ci aspettiamo? Come al solito il derby è una tripla, perché ieri, parlando con il mio amico Luca Rosati su Facebook, Luca diceva, faceva il paravento e diceva: cara Roma, se non vinci con tutti gli assenti, non vinci neanche stavolta con tutti i giocatori che ci mancano, allora, dice, allora non lo so quando vincerai mai. E io gli ho detto il mio pensiero, no? Qualche derby in più di Luca ce l'ho, perché ho 45 anni, e gli ho detto che molte volte non solo i giocatori fanno la differenza, ci stanno altre cose, che so, la grinta, la determinazione, l'atteggiamento, la concentrazione con cui arrivi a questa partita. Poi è ovvio che i giocatori, avere i buoni giocatori in squadra ti dà un vantaggio, no? Quando la Lazio dei Gragnotti aveva tante stelle e la Roma invece di Franco Sensi era quella di Zeman, che si stava costruendo, ma aveva più che altro gregari, gente che correva, logicamente faceva fatica. Eppure poi alla fine, se non sbaglio, una soddisfazione ce la siamo, un paio di soddisfazioni ce le togliamo anche con Zeman, con una squadra decisamente inferiore a quella Lazio dei Gragnotti. Quindi secondo me l'atteggiamento, oltre che la qualità e la classe dei giocatori, l'atteggiamento fa la differenza in una partita come questa. Quindi sarà molto importante nei primi minuti capire le squadre che tipo di atteggiamento metteranno in campo, per renderci conto da subito di che partita andremo a vedere, perché c'è anche il discorso campionato, no? La Lazio giocherà, ad esempio, se non sbaglio, domenica alle 12:30 con il Lecce in casa, che è sicuramente sulla carta un impegno più semplice, anche se fino a un certo punto, perché il Lecce è una bella squadra, e la Roma invece andrà la sera a Milano contro il Milan, quindi diventa un altro, l'ennesimo big match della Roma. Da un mese a questa parte praticamente la Superlega l'ha fatta già la Roma. In questo mese abbiamo giocato con tutti, mancano credo il Manchester City, Real Madrid e il Barcellona, poi per resto insomma abbiamo giocato tutte le squadre più forti del campionato di Serie A, e con un andamento che alla fine possiamo anche ritenere soddisfacente, e logicamente con qualche rammarico per le partite casalinghe con Fiorentina e Atalanta.
Quindi dicevo, l'atteggiamento ci dirà molto di che partita poi andremo a vedere, perché se partiranno entrambe, una delle due, per cercare di, da subito di mettere de Dani in pronta la gara, di cercare di andare in vantaggio per poi avere appunto il vantaggio di fare una partita di rimessa, no? Di attesa e ripartenza. Allora il derby potrà essere interessante, come l'è stato ad esempio quello d'andata, in cui la Roma ha giocato i primi 20 minuti di tutti e due i tempi molto bene e ha cercato con veemenza il vantaggio, che purtroppo non è riuscita a ottenere, come un po' gli è successo in alcune partite, soprattutto con le grandi. L'ultima di queste proprio con l'Atalanta, no? L'Atalanta, la Roma fa una grande prestazione, crea tante occasioni, però alla fine non è precisa e non riesce a trovare il vantaggio. Quindi vediamo insomma, ragazzi, che tipo di partita sarà, lo capiremo secondo me già dai primi minuti, e quindi poi insomma il resto verrà da sé. Logicamente, da tifoso della Roma, io mi aspetto e spero il passaggio della mia squadra, logicamente. Anche qui insomma, spero, io non ricordo l'ultima, se non sbaglio passò la Lazio, l'ultimo quarto o semifinale di qualche anno fa passò sempre la Lazio. Diciamo che la Roma è un po' in credito anche nel derby, in questa formula, no? Di Coppa Italia, di Coppa, credito con la fortuna. Sarebbe ora che la fortuna guardasse anche un pochino a noi, però logicamente la fortuna va incontro a chi sa cerca, quindi logicamente servirà l'atteggiamento. E io non posso credere che una squadra allenata da Mourinho non abbia l'atteggiamento giusto per affrontare questa partita. Quindi sono fiducioso dell'atteggiamento. Poi logicamente il campo, il calcio è uno sport, l'ho detto spesso, lo diciamo spesso, che è uno sport particolare dove non si vince ai punti, si vince chi segna. Quindi puoi anche tirare come Roma-Atalanta 20 volte in porta, l'altri tirano una volta e segnano, vai in svantaggio e poi fai una fatica immane a recuperare quella partita, a volte addirittura la perdi perché non riesci. Quindi ripeto, speriamo che stavolta il nostro atteggiamento sia premiato anche dalla fortuna, che ci permetta di andare in vantaggio e di vincere la partita. Va bene ragazzi, ci vediamo dalle 17:45 in diretta con la live reaction del derby. Nel frattempo fate i bravi, non state in ansia, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, condividete con i vostri amici e allarghiamo la nostra community. Un bacio dal vostro Max e sempre Forza Roma. Ciao.